Il campo di grano di Manuela Vestri in Toscana. Manuela coltiva ancora oggi il grano antico, tramandatole da suo nonno, praticando l'autoriproduzione dei semi. Quest'anno il raccolto è molto bello, le spighe sono belle granite, bene, sono piene di chicchi e sicuramente sarà un buonissimo raccolto. Manuela coltiva i grani antichi con il metodo dell'agricoltura naturale, rispettando il ciclo della natura. Questo grano riflette il legame tra la nostra salute e gli alimenti e ci rammenta le nostre origini per aiutarci a capire qual è il nostro futuro. Questo profumo, questo l'odore di farina, di uovo, di tutto messo insieme è qualcosa che ti fa venire voglia di mangiarlo. Ci sono le tagliatelle fatte in casa con la farina dell'azienda agricola Vestri. Questa pasta fresca è stata fatta dal docente di arti culinarie Gabriele Cini, nato a Firenze. Queste farine però non necessitano di un grande impastamento, non c'è bisogno di molta lavorazione, questo grazie al fatto che sono ricche di proteine, ma non di glutine. Gabriele ci ha illustrato le caratteristiche della farina del grano di Manuela Vestri per quanto riguarda la preparazione di pasta fresca e dolci. Diciamo che abbiamo già una dolcezza naturale di queste farine e quando io ho fatto gli esperimenti, i primi esperimenti alcuni anni fa, con molto piacere mi sono accorto che riducendo la quantità di zucchero anche del 25%, io riuscivo ad ottenere dei biscotti ugualmente dolci, molto più aromatici e senza bisogno di utilizzare neanche la vaniglia o altri aromi che invece vengono largamente utilizzati in pasticceria proprio per supplire alla carenza di profumi che, ahimè, purtroppo è caratteristica tipica delle farine moderne. Ecco qui, l'aroma ce l'abbiamo già dentro la farina stessa. Anzi, è molto particolare dire, questo ve lo posso raccontare perché ho sperimentato tante farine diverse, che utilizzando anche la stessa ricetta, quando io però utilizzo la stessa ricetta su 5-6 farine diverse, al momento in cui io vado a cuocere i prodotti, i biscotti, ho dei profumi diversi anche se utilizzo la stessa ricetta. Questo è molto interessante perché dà la possibilità, per esempio, ad ogni produttore di dare la caratteristica al suo prodotto, ma senza bisogno di impiegare delle sostanze aromatiche ulteriori, cioè sono proprio i suoi grani, i suoi campi a dare al prodotto finito l'aroma di quell'azienda e di quel prodotto che lo contraddistingue. Mentre oggi voi spesso troverete che negli scaffali dei supermercati magari ci sono anche 20 tipi di marche di biscotti diversi, però più o meno tutti profumano della stessa vaniglia industriale. Ecco, in questo caso no, voi vi divertirete a diventare dei sommelier capaci di individuare gli aromi diversi a seconda della provenienza della farina che è stata impiegata per produrre quei biscotti. E questo vale per la pasta e vale anche per tutti gli altri prodotti che possiamo fare con le farine. Adesso parliamo dell'impatto sulla salute di questi prodotti che noi facciamo. Allora, come si può ben vedere, queste sono farine che conservano tutta la loro crusca originale. La farina di Manuela è lavorata con il metodo tradizionale della macinazione a pietra e la crusca del grano non viene rimossa. Questo rende l'assorbimento degli zuccheri da parte del nostro organismo molto più salubre, cioè qui si evita il famoso picco glicemico che invece sta alla base dei tantissimi problemi di diabete e di obesità che abbiamo oggi. Facciamo l'esempio della farina 00. La farina 00 è una farina che viene ottenuta solo dalla parte centrale del grano, dunque non troviamo dentro
quello che invece servirebbe come beneficio per il nostro intestino, cioè tutta la crusca. Tra l'altro, cosa succede? La crusca, pur non portando calorie, ci dà senso di sazietà, perché ovviamente a parità di peso, mangiando un prodotto fatto con farina integrale, io riesco a mangiare la stessa quantità, ma ingerendo anche il 20% in meno di carboidrati. E in più ho il beneficio che questi carboidrati vengono assimilati in modo più graduale proprio grazie alla crusca che ho dentro. Purtroppo questo non succede con le farine bianche, per cui noi ingeriamo quasi il 100% di carboidrati e quindi ciò che diventerà zucchero durante la digestione. E quindi succede questo, cioè che a parità di peso io mangio molto più zucchero rispetto a un'alimentazione che invece potrei basare su queste farine. Dunque non solo rischio di non avere il senso di sazietà, ma anzi potrei sentire ancora di più lo stimolo di aumentare le quantità. E questo ci spiega il perché l'obesità è molto più presente proprio laddove si utilizzano le farine bianche, cioè le farine che sono state private della loro crusca naturale. Questo ci deve far comprendere come sia importante promuovere per le generazioni future questo tipo di alimentazione. La farina naturale dei grani antichi apporta molti benefici e può essere usata per produrre una pasta saporita, contraddistinta dal gusto autentico del grano e da un'alta digeribilità. Due caratteristiche che nel caso del grano moderno invece si stanno perdendo. Quello che ho riscontrato quando famiglie sono venute da me in azienda è che i ragazzi, in particolare gli adolescenti, che hanno sempre questo problema, che non mangiano la pasta, non mangiano il pane perché si sentono poi gonfi, e quindi in particolare le ragazzine, noi continuiamo a sostenere che dando loro un piatto di pasta, e che sia a scuola o che sia a casa, hanno una parte energetica fortissima, quindi non hanno poi bisogno delle merendine e di andare a prendere altre cose, perché un bel piatto di pasta con un po' di verdura è veramente qualche cosa che li fa stare bene e soprattutto gli dà tanta energia. Quindi mi auguro che si possa portare questi tipi di pasta nelle scuole in modo tale che i ragazzi possano veramente beneficiare di questa pasta con l'agricoltura naturale. Uno dei nostri compiti più importanti è l'educazione alimentare delle generazioni future. Morena Giorgi, naturopata di Arezzo, ci parla della sua esperienza di come oggi la salute dei bambini sia peggiorata. Quello che noi abbiamo capito, adesso il compito è di portarlo proprio nei nostri bambini. Sappiamo benissimo che la percentuale di bambini obesi è enormemente alta. Sappiamo benissimo che le addizionature di alcuni alimenti dal punto di vista della spinta dell'antibiotico, della spinta degli allevamenti forzati, eccetera, eccetera, hanno portato a degli squilibri ormonali per i quali il bambino esce fuori con le mastopatie, la femmina esce fuori con un menarca a un'età che è ancora una bambina. Ormai sembra di dire una cosa così scontata, ma ancora poco praticata, e quindi ricominciare a seguire appunto queste indicazioni delle farine sane, dei grani sani. Oggi le dismetabolie e le disendocrinie sono enormemente altissime nei bambini piccoli, non più nell'adolescente o nell'adulto, che poi dopo porta tutta una serie di conseguenze, no? Quindi andiamo verso tutte quelle patologie del comportamento alimentare che è bene pensarci prima. Osservando il peggioramento della salute anche tra i ragazzini, è sempre più chiaro che è necessario riflettere seriamente sul rapporto tra il cibo e la nostra salute. Quando al consumatore sarà data questa informazione, il consumatore sarà in grado di effettuare una scelta più consapevole rispetto alla propria alimentazione. Monia Caramma è un'esperta di alimentazione e ci parla dell'importanza di comprendere meglio ciò che mangiamo,
per proteggerci dagli effetti nocivi a cui si fa incontro se si eccede nel consumo di farine e alimenti troppo raffinati. Si parla tantissimo di glutine, si parla del potere infiammatorio che ha questa proteina nel nostro intestino. Gli studi del professor Fasano lo hanno dimostrato in modo inequivocabile. C'è una correlazione fortissima, io stessa ne sono testimone con il mio morbo di Crohn e l'aver avuto la completa remissione dalla patologia. I grani moderni purtroppo hanno un quantitativo di glutine estremamente elevato e il nostro corpo è in grado di processarlo fino ad un certo punto. I grani antichi o i grani di autoriprodotti invece hanno questo glutine più basso. Perché? Perché sono grani arcaici, perché sono grani naturali. Un esempio di agricoltura fatta con la semente autoreplicata è quello proprio di Emanuela Vestri. Perché? Perché nella sua azienda agricola da 3 generazioni hanno questo grano che custodiscono e che tutti gli anni seminano e tengono la semente, poi dal raccolto tengono la semente per l'anno successivo, che chiamano granone. Non ne conoscono la varietà, non ne conoscono la cultivar, è un seme dell'azienda agricola, è il loro seme. Quella varietà cresca e si moltiplichi perché è forte, perché si è adattata nel corso dei secoli a quel clima e a quell'ambiente, quindi quel seme contiene informazioni genetiche importantissime che un grano moderno non potrà mai avere. In realtà dagli anni 20 in Italia in poi, ma in tutto il mondo dagli anni 60, abbiamo assistito alla proprietà, all'esclusiva, alla ricerca della modifica genetica del seme affinché un ente privato, una società, si appropriasse di quel seme. Questo cosa comporta? Ce l'hanno venduto negli anni 20 e poi negli anni 60 come un modo per sfamare il mondo. Dagli anni 60 a oggi abbiamo visto che i risultati non sono meravigliosi, anche perché una parte del mondo continua a soffrire la fame nonostante l'agricoltura. Hanno legato il seme modificato geneticamente, che sia un genoma editing o che sia un OGM, alla chimica. E quindi quel seme non è in grado di vivere da solo, di sopravvivere da solo, di crescere da solo. Quel seme ha bisogno di un terreno azotato, un terreno chimico, un terreno preparato, e ha bisogno dei fitofarmaci, ha bisogno dei fertilizzanti, ha bisogno dei pesticidi, ha bisogno degli stimolatori della crescita. Perché quel seme non ha le radici, non è un seme naturale, è un seme nato in laboratorio. A cosa assistiamo oggi? Oggi assistiamo alla perdita di biodiversità. Perché? Perché i semi delle multinazionali sono sterili, perché quei semi, se vengono replicati, prendono le caratteristiche degli ibridi da cui derivano e perché non sono in grado di sopravvivere in natura da soli. Mentre invece un seme naturale si aggrappa con tutte le sue forze al terreno, si adatta. Prendiamo l'esempio del monococco. Il monococco è un cereale che, se buttiamo una manciata di semi sull'asfalto, riesce a crescere perché ha la forza dentro. E questo è il seme. Il resto è, come dire, è chimica, è un seme sterile. Da un lato abbiamo i cereali antichi che sono aggrappati alla vita, dall'altro abbiamo i cereali moderni che sono aggrappati e dipendenti, soprattutto dipendenti, dalla chimica. È proprio questo, è quello di ascoltare la terra, di ascoltare e seguire i ritmi e di andare alla ricerca di un seme antico, di un seme che esistesse in natura prima del 1800, cioè di un seme che fa parte della storia, perché questo siamo noi e perché questo è il nostro futuro. Non possiamo pensare di avere un'agricoltura sterile che ci accompagnerà e non possiamo lasciare ai nostri figli un pianeta che progressivamente si avvizzisce, non solo nel senso delle risorse idriche che sono fondamentali, ma anche nel senso del seme, della qualità della pianta dalla quale dipende ciò che mangiamo. Quindi giovani,
agricoltori, agricoltori di generazioni, agricoltori anche anziani, ma che hanno la potenzialità per insegnare ai giovani quello che hanno imparato dai loro genitori e prima ancora dai loro nonni. Quindi mi auguro davvero un futuro radioso dal punto di vista dell'agricoltura, è un cambio di inversione, non sarà un cambio totale, non arriveremo a un cambio totale, come dire, spaziamo quando pensiamo alla diminuzione del consumo di carne, deve essere la spina nel fianco, la goccia d'acqua che pian pianino cade, cade. Si dice, i latini dicevano che la goccia scava la lapide. Ecco, auguro a tutti noi di essere quella goccia che scava la lapide e che crea il cambiamento. L'agricoltura naturale, coi semi autoctoni, non è soltanto un modo per produrre cibi salutari. Ci invita a riflettere sul fatto che noi viviamo grazie alla natura e siamo parte di essa. Il sogno che io ho e che mi piacerebbe realizzare è il fatto che la mia azienda possa diventare un punto di riferimento per le famiglie che vogliono venire a vedere come si fa agricoltura naturale e magari imparare, per agricoltori che vogliono iniziare a farlo e soprattutto per i consumatori, perché possano apprezzare appieno quello che io sto facendo e l'amore e la passione che io metto in quello che sto facendo. Quindi il mio sogno è quello di avere gente che segue questi principi e che diventano poi parte della loro vita.